Grazie professor Minenna. Beh, devo dire che questo grafico, ministro Moavero, è un po' inquietante, nel senso che dimostra le cose che un po' in qualche dibattito si sono già dette, ma con questa plasticità non avevo ancora mai viste figurate, cioè che non c'è una parte dell'Europa che sicuramente non ha saputo capitalizzare il cosiddetto dividendo dell'euro, e in quest'ultima fase mi pare di capire da questo grafico che il mondo della speculazione internazionale si sta già muovendo come se gli stati fossero non più all'interno di una moneta comune. E questo francamente mi sembra inquietante, vorrei sapere se anche dal suo osservatorio, che peraltro è un osservatorio piuttosto privilegiato, risulta questo. Secondo, credo sia molto interessante sentire qual è la posizione del governo italiano a questo punto su una proposta di mutualizzazione del debito, così come è stata illustrata poc'anzi, che a sentirla nella sua, come dire, cartesianità, nella sua perfetta compatibilità logica, sembrerebbe davvero l'uovo di Colombo, ma ho la sensazione che ci sia un però. E il però che temo io è quello che parlare di monetizzazione del debito nei consessi poi dell'Eurozona e dell'Ecofin faccia un po' drizzare i capelli ai tedeschi, che pensano sempre che si stampa moneta e che c'è lo spettro di Weimar. Però mi dica lei se mi sto sbagliando. Grazie, ma come abbiamo sentito anche dalla presentazione fatta poco fa dall'autore, credo che per esprimere un giudizio per ciò che vale su questo libro, su questo lavoro, l'interesse stia nella sua duplice valenza. Da una parte indubbio utilità, diciamo, proprio da manualistica del tipo di problema che viene analizzato, perché è estremamente completo, contiene tutta una serie di considerazioni storiche e di attualità sulle vicende che tratta, che è estremamente prezioso, quindi sotto questo profilo diventa effettivamente un libro da leggere e da studiare. Però, ecco, a differenza dell'ordinaria manualistica da saggio, questo è un libro che contiene delle tesi politiche, non solo delle tesi da considerazioni economiche, e quindi in questo senso assume anche un interesse da presa di posizione che abbiamo sentito adesso riassunta e che tocca il cuore di una serie di problemi che l'Unione Europea e in particolare quella sua componente Unione Economica e Monetaria sta affrontando. Le due domande che venivano adesso evocate dal moderatore vanno poi un po' al nocciolo dell'interrogativo che noi, ma ben al di fuori di queste quattro mura, i cittadini europei si pongono. Da una parte il disegno legato alla costruzione dell'Unione Economica e Monetaria e la scelta di una moneta unica è un disegno destinato a durare, è un disegno che forse di fronte a questo seppur imprevisto e drammatico tsunami della più grave crisi economica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo sentito recentemente il ministro Saccomanni definirla anche più grave della crisi del 29, che pensavamo di aver chiuso nei libri di storia e nei libri di storia economica, con tutte le conseguenze politiche e purtroppo anche belliche che la crisi del 29 ha poi prodotto. Ecco, di fronte a questo avvenimento traumatico, l'euro sopravvive, l'Unione Economica e Monetaria riesce a gestire, sta gestendo, dove ci sta portando e che cosa sta succedendo in Europa. Io credo che, e poi quali sono le soluzioni e se questa soluzione che viene delineata nel libro di cui stiamo parlando oggi possa costituire effettivamente una pista o la pista, e se lo è per quale motivo non tiene. E allora io credo che per inquadrare bene la questione e dare una risposta a questi quesiti abbastanza di natura fondamentale rispetto alla questione di fondo, dobbiamo forse fare, direi da parte mia, certamente non più di tre, ma più in generale, alcune considerazioni di carattere più politico, nel senso proprio di come si svolgono i rapporti politici a livello di Unione Europea.
Io penso che un interrogativo, in parte detto, in parte implicitamente evocato dal libro e dal suo autore, sia: ma vale la pena di fare tutto quello che stiamo facendo come sacrifici, come tentativi di negoziato, tentativi di individuazione di soluzioni ad ampio ventaglio per preservare l'euro, preservare l'Unione Economica Monetaria Europea, o non sarebbe forse meglio lasciare che gli eventi producano i suoi effetti estremi, allentando questa pressione e anche questa, abbiamo sentito evocare il termine, ansia, questa angoscia, chiamiamola pure, che tutti noi come cittadini che partecipiamo e assistiamo a questo fenomeno ci troviamo davanti. Beh, io penso che la risposta, per quanto mi riguarda, sia la seguente: l'Unione Economica e Monetaria e l'euro rappresentano una delle costruzioni più importanti del più generale processo di integrazione europea. È vero che si possono immaginare contesti come quello europeo, che è un contesto certamente non ancora federale, che è un contesto ancora in fieri, con o senza una moneta unica, ma dal momento in cui, dopo aver completato la costruzione del grande mercato unico aperto agli scambi, alla circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, l'idea di dotarlo di una moneta in maniera da accrescere le potenzialità economiche al servizio della prosperità dei cittadini sia stata una operazione estremamente importante, rispetto alla quale un eventuale passo indietro potrebbe avere un effetto di pericolosissimo e reale contagio per l'intera costruzione dell'Unione Europea. Ebbene, l'Unione Europea non è soltanto una prospettiva di avvenire nella sua caratteristica di possibili futuri Stati Uniti d'Europa, di assetto federale del nostro continente, ma è stata fin dall'inizio un disegno che, seppur ancorato a concetti economici, il mercato comune, il MEC di quando se ne parlava le prime volte, il mercato unico, la moneta unica e tutte le politiche che hanno fiancheggiato questa operazione, aveva però come obiettivo fondamentale, ricordato anche dal premio Nobel dello scorso anno, la costruzione di una pacifica convivenza fra popoli europei che si erano fatti per secoli la guerra e che l'anno prossimo saranno 100 anni, avevano iniziato nel 1914, ma in fondo guardiamo le guerre balcaniche, già negli anni 1912-1913 erano iniziate degli eventi di guerra reali in Europa, aveva iniziato una terribile guerra civile che poi si è protratta attraverso quelle che noi consideriamo le due guerre mondiali, che forse è finita nel 1945, forse è finita nell'89 con la caduta del muro di Berlino, forse è finita all'inizio degli anni 90 quando finalmente le armi hanno cessato di crepitare ancora una volta nei Balcani. E qui è terribile, scusate la digressione, quando noi pensiamo al nome della città di Sarajevo, come ritorna agli inizi e alla conclusione della tragedia europea. Ora, il disegno di integrazione europea ha puntato a questo. Il disegno di integrazione europea aveva come grande obiettivo ideale la creazione di condizioni di lavoro migliore per i cittadini europei, condizioni di prosperità, di benessere, la crescita che hanno avuto molti paesi europei dopo l'inizio dell'esperienza della comunità europea, della comunità economica europea, in particolare alla fine degli anni 50, è stata forse fra le più importanti nella storia. Il nostro stesso boom economico, miracolo economico degli anni 50 e 60, non è disarticolato dalla progressiva apertura con l'eliminazione dei dazi di un mercato più ampio nell'Europa. Ora, questa costruzione ha in questo momento due pericoli reali. Uno è proprio legato all'impatto che potrebbe avere il fallimento della Unione Economica e Monetaria e dell'euro. E il secondo è legato a quel risorgere di purtroppo sentimenti nazionalisti, ma questo ancora è un termine gentile, nuovamente anche di carattere, che pensavamo di aver chiuso anche questo nei libri di storia, di carattere xenofobo, di carattere nuovamente neo-autoritario. Ecco, questa è la realtà che noi vediamo
in tanti paesi, con movimenti politici di stampo nazionale, con movimenti politici di stampo profondamente anti-europeo, che agitano in maniera palese ed esplicita o in maniera implicita dei fantasmi che, ancora una volta, sarebbe meglio che fossero chiusi nel nostro passato. Io quindi a questo primo elemento, ma vale la pena di battersi per preservare l'euro e preservare l'unione economica e monetaria, rispondo, magari con l'entusiasmo di chi ha passato decenni della sua vita professionale e personale a lavorare, spero, al servizio di questa prospettiva di integrazione europea, rispondo sì, vale la pena e non dobbiamo sottovalutare i rischi. Giorni fa l'Herald Tribune aveva un titolo francamente molto inquietante a proposito di inquietudini: The Rise of Hate in Europe, il ritorno dell'odio, la rimonta dell'odio in Europa. Ecco, questo non deve avvenire, mai più deve esserci una situazione di questo genere. Ebbene, non è un caso che queste cose che pensavamo di non leggere più, di non sentire più, ritornano di fronte a una crisi sconvolgente delle società, delle nostre società in Europa, oltre che nel mondo, ma noi guardiamo alla nostra realtà europea e alla difficoltà di superare. Quindi bisogna fare tutto. In che modo? Qui c'è un monito importante nel libro che stiamo trattando. Bisogna agire in fretta e con determinazione. Ecco, io qui sono assolutamente d'accordo. Noi dobbiamo spezzare quel circolo vizioso: rigore, recessione, instabilità, depressione, ansia, senso di impotenza. Dobbiamo individuare riforme, linee d'azione e misure che sono possibili con gli attuali trattati europei. Non necessariamente la soluzione sta solo nella modifica dei trattati, che sappiamo essere complessa, perché poi in molti paesi, a giusto titolo, chiama poi al voto, ad esprimersi le popolazioni direttamente attraverso dei referendum. Non dobbiamo temere la modifica dei trattati, al contrario, ma dobbiamo essere consci della laboriosità di un processo di modifica dei trattati e quindi lavorare al massimo a trattati costanti. Nulla di nuovo in tutto ciò nella storia del processo di integrazione europea. Io non sono un economista, io sono un giurista, e nel ruolo fondamentale dell'interpretazione delle norme europee tali che sono scritte c'è stata una curva di evoluzione importantissima. La Corte di Giustizia europea, identificata come giudice e ultimo interprete dei trattati, già nel Trattato CECA veniva individuata la necessità di una Corte di Giustizia, proprio per superare problemi di ermeneutica, di interpretazione delle norme. Non si sarebbe creato il grande mercato unico senza le interpretazioni della Corte di Giustizia legate alla libera circolazione delle merci. Non avremmo avuto la sanzione del principio della primazia o del primato delle norme europee sulle norme nazionali senza l'interpretazione evolutiva. Esistono dei margini ed esiste anche un giudice ultimo, e questo è un punto importante se guardiamo a quanto in questi giorni accade, per esempio in Germania, con la sottoposizione alla Corte Costituzionale tedesca di un giudizio circa le scelte fatte nella sua indipendenza dalla Banca Centrale Europea, istituzione dell'Unione Europea, oltre che dell'Unione Economica e Monetaria, le cui scelte e quei comportamenti hanno come giudice naturale la Corte di Giustizia e non una Corte, seppur eminente, seppur di rango costituzionale, di uno Stato. Immaginiamoci che cosa succede se tutte le corti e diversi giudici nei 27, tra pochi giorni 28 paesi, si mettessero a giudicare ciascuno nel prisma del proprio diritto nazionale, quantunque costituzionale, il comportamento delle varie istituzioni. Quindi noi abbiamo un potenziale. Che cosa si può fare? Quali sono le soluzioni? E qui vengo anche all'elemento legato alla idea della monetizzazione. Beh, io penso, e ho visto anche nel corso di questi mesi di intense discussioni nelle varie sedi europee, probabilmente non c'è una sola soluzione, e probabilmente ogni tipo di soluzione può contribuire senz'altro alla discussione e senz'altro a identificare quel ventaglio di misure che possono aiutare al superamento definitivo della crisi. Molto è stato fatto,
Bisogna tener conto di alcuni elementi di fondo che sono le posizioni che a seconda degli Stati in una costruzione qual è quella dell'Unione Europea hanno un'importanza essenziale e naturalmente molte delle posizioni politiche espresse dai governi nella sede europea collegiale sono delle posizioni politiche che tengono conto della necessità della loro nazione, delle posizioni che si riscontrano nel dibattito, nella loro opinione pubblica. Ma questo è normale, è sempre stato così a livello di discussioni europee. L'importante è che si mantenga, e fino ad oggi, per quella che può essere la mia testimonianza, non l'ho vista venire meno, quella visione d'insieme che poi porta a trovare un comune denominatore. Noi sappiamo che paesi che hanno un indebitamento pubblico minore, paesi che ritengono di aver già introdotto un certo numero di riforme durante il periodo cosiddetto d'oro dell'euro, che è quello che vediamo nella linea coincidente delle diverse linee colorate nel grafico, ritengono che altri paesi debbano compiere un percorso analogo. Naturalmente qui si può discutere sulla facilità maggiore o minore di introdurre riforme strutturali importanti durante periodi di crescita o durante periodi di crisi. È proprio per questo che subentra comunque un elemento di solidarietà. Quando si discute di mutualizzazione del debito si hanno reazioni, ma è aperta in Europa, lo troviamo nero su bianco nel rapporto presentato al Consiglio europeo di dicembre 2012, nella sua veste definitiva, dai cosiddetti quattro presidenti, il presidente del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo, nel quale si parla di una possibilità di capacità di bilancio per l'area dell'euro, una capacità di bilancio che sarebbe diversa e autonoma rispetto a quella dell'Unione e che potrebbe finanziarsi con strumenti diversi, per esempio anche, come detto esplicitamente, l'emissione di titoli di debito pubblico. Quindi l'idea di emissioni di titoli di debito pubblico europeo non è fuori dal quadro attuale del dibattito, anzi ne fa parte e ne farà sempre più parte, e rispetto a questo noi come governo italiano ci siamo pronunciati favorevolmente. Noi pensiamo che indubbiamente possa essere una via di finanziamento di un possibile, non ancora esistente, ma di un possibile bilancio dell'area dell'euro, anche l'emissione di titoli di debito pubblico che possano contribuire ad alleviare il carico che grava sui diversi paesi. Bisogna fare delle scelte politiche importanti e bisogna soprattutto valutare il costo che queste scelte politiche possono avere, il costo reale e il costo potenziale, il costo non tanto e non solo per i governi e per i bilanci nazionali, quanto soprattutto per l'ultimo pagatore di questi bilanci nazionali, che è il cittadino contribuente. Dobbiamo tenere presente questo anche quando maneggiamo un argomento così delicato, che in alcuni stati costituisce addirittura una sorta di punto limite, che è quello dell'inflazione. E l'inflazione non sempre è un meccanismo che gioca a favore del cittadino, anche spesso del cittadino risparmiatore, quindi di quel cittadino che ha cercato di non sprecare completamente il frutto del suo lavoro. E bisogna identificare strumenti anche in una accentuazione dell'attività di strutture esistenti. Pensiamo al potenziale di un istituto europeo che esiste dagli inizi della vita della comunità economica europea, che è la Banca Europea degli Investimenti. La Banca Europea degli Investimenti capitalizza molto di più della Banca Mondiale, in compenso è molto meno nota in generale della Banca Mondiale. Interviene anche molto a favore del nostro paese, tradizionalmente, soprattutto delle regioni del sud. C'è una meccanica che è stata chiarita nel cosiddetto patto per la crescita e l'occupazione del Consiglio europeo del giugno 2012, di cui al prossimo Consiglio europeo di giugno si farà un'importantissima analisi di realizzazione, che prevede un intervento della BEI molto più massiccio a seguito anche dell'aumento di capitale. Ci sono quindi strumenti e leve a cui si può far riferimento. Certo, un'occasione è stata, a mio parere, ma anche a parere del governo italiano e credo di molti fra gli italiani,
cito in particolare il Parlamento, che quando sono tornato dal Consiglio europeo di febbraio, nell'audizione in cui rendevo conto del risultato relativo al bilancio dell'Unione europea, al bilancio dal 2014 al 2020, ci è stato fatto osservare come forse ci si doveva opporre a un bilancio che per la prima volta faceva un seppur limitato passo indietro rispetto al bilancio precedente. La risposta che io avevo dato e che vi ricordo semplicemente per chiarire questo passaggio di pensiero è che naturalmente sotto un profilo del principio base è vero che è un peccato che il quadro di bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020 per la prima volta sia inferiore a quello del periodo precedente 2007-2013. Tuttavia stiamo parlando di una grandezza assoluta di 73 miliardi su 7 anni divisi per 28 stati. Quindi stiamo parlando di una grandezza assoluta abbastanza limitata, perché purtroppo il vero limite del bilancio dell'Unione Europea è la sua grandezza minima. Stiamo parlando dell'1% del reddito lordo degli tutti i paesi membri dell'Unione Europea, quindi dei 27, tra poco 28 paesi europei, l'1%. Contro la proposta cosiddetta ambiziosa che era stata avanzata dalla Commissione, che era dell'1,09. Questo 0,9 di differenza in meno sono i 73 miliardi diviso 7, diviso 28, di cui vi ho detto poco fa. Gli Stati Uniti, che hanno richiesto ai singoli Stati di fare politiche severe di rigore nei loro bilanci di Stato, hanno poi effettuato una politica anticiclica a livello federale. Ma gli Stati Uniti hanno un bilancio federale che è del 24,7% del loro reddito lordo, 24,7 comparato, stiamo nella proposta ambiziosa, all'1,09. Allora questo passetto indietro dello 0,9% ha però permesso al nostro Paese di recuperare, visto che ci voleva un'unanimità di consenso, in un negoziato che ha forse la sua nobiltà unicamente nel risultato, un ammontare importante di risorse per le nostre regioni del Sud, per l'iniziativa a favore dell'occupazione dei giovani e per l'agricoltura, che come sapete si regge sul bilancio europeo. Ammontare di risorse supplementari che riduce il nostro passivo netto da partecipazione all'Unione Europea dai 6 miliardi a cui era arrivato nel 2011 a una media di circa 3 miliardi e 8 che dovrebbe caratterizzare il periodo dal 2014 al 2020. Queste sono risorse risparmiate per il bilancio dello Stato e quindi risorse risparmiate per i contribuenti e per i cittadini italiani. Allora, però, la risposta del bilancio europeo potrebbe essere una risposta. Il Parlamento europeo chiede una clausola di revisione nel 2016, arriveremo e cercheremo di arrivare a un risultato. Concludo ricordando che tra oramai poco più di una settimana si terrà nuovamente un Consiglio europeo. Oramai i capi di Stato e di Governo si vedono a un ritmo frequentissimo, impensabile fino a pochi anni fa. Nel 2012 si sono visti 8-9 volte su 12 mesi dell'anno solare. Ora, questi incontri hanno ogni volta permesso di fare comunque dei passi avanti e la costruzione europea è un po' come i cubetti dei giochi di costruzioni che abbiamo, credo, forse tutti fatto quando eravamo in età più tenera, o abbiamo visto più recentemente fare dai nostri figli, e sono piccoli elementi di costruzione. Questa è stata la storia del processo di integrazione europea, naturalmente sempre deludente per gli europeisti di maggiore ambizione, però sempre in progredire. Che cosa ci aspetta questo Consiglio? Ci aspetta soprattutto la focalizzazione della disoccupazione come il grande nemico da combattere e, su forte spinta dell'attuale governo italiano, in particolare la disoccupazione giovanile. Se ne parlerà tra l'altro venerdì 14 a Roma in un incontro di ministri di paesi che sono la Francia, la Germania, la Spagna e l'Italia, che è una riunione un po' extra
ordinem che in un certo qual modo contribuirà a preparare il Consiglio europeo ed è uno dei punti focali nell'agenda dell'appuntamento per la settimana successiva a Bruxelles nel Consiglio europeo ordinario. Lotta alla disoccupazione perché? Perché non basta ricercare condizioni di ripresa e possibilmente di crescita dell'economia. Occorre che questa ripresa e questa crescita dell'economia siano tali da creare delle occasioni di lavoro, dei posti di lavoro e che questi posti di lavoro abbiano una loro stabilità, quindi che siano degli interventi di carattere realmente strutturali. E questo deve riguardare molto quella componente più debole della struttura del lavoro nei diversi paesi europei, in particolare sofferenza in paesi come il nostro e come altri, naturalmente, che hanno situazioni anche più gravi, pensiamo alla Spagna, che riguarda proprio la disoccupazione giovanile. Il fatto di avere questo tema al centro di un'agenda che poi perseguirà i suoi lavori della conclusione del semestre europeo, ratificando le raccomandazioni per paese che ci richiedono numerose riforme, interventi, non nuove, non sorprendenti, ma che dobbiamo sempre mettere in opera, un'amministrazione pubblica più snella, più amica del cittadino, una riforma del sistema fiscale, procedure giudiziarie, soprattutto in campo civile, più rapido, interventi anche nelle strutture, nelle liberalizzazioni, soprattutto del mercato dei servizi. Ecco, noi su questo fronte ci dobbiamo posizionare, credo, come Italia, con un'agenda altrettanto ambiziosa di quella agenda ambiziosa che noi sosteniamo nel campo delle azioni per l'Unione Economica Monetaria, nell'antologia delle quali rientrano anche molte delle proposte che troviamo evocate in questo libro, così come anche la creazione di quell'unione bancaria che non è qualcosa che riguarda solo le banche e i banchieri, ma che alla fine riguarda i risparmiatori e riguarda i cittadini che pongono il loro denaro negli istituti di credito. Ecco, quest'Europa che noi desideriamo, che ha poi nella prospettiva il risultato dell'unione politica, è quella per cui, per i motivi che dicevo all'inizio, continuo a credere che valga veramente la pena dibattersi, perché nessuno dei nostri paesi, guardate quel planisfero mondiale, guardate dove sono i paesi europei, guardate la loro proporzione nella proiezione di Mercatore e rendiamoci conto di che cosa ogni singolo paese europeo può rappresentare oggi e soprattutto potrà rappresentare negli anni a venire a fronte dei nuovi grandi paesi che si pongono sulla scena dell'economia mondiale. Quindi, ecco, al quesito di fondo del libro, vale la pena dibattersi per l'euro, per l'unione monetaria e in ultima analisi per l'Unione Europea, io non ho esitazioni a rispondere di sì. Grazie, Ministro. Grazie. Mi permetto di fare... chiederle una cosa di precisazione, cioè se possiamo dire che nel vertice A4 la posizione comune sarà quella di chiedere uno scorporo del computo degli investimenti per l'occupazione giovanile, magari per i fondi cofinanziati, sarà ancora una volta la BEI ad avere un ruolo attivo su programmi europei o nazionali, ecco, come vi muoverete su questo punto? Non c'entra con l'euro, ma come sapete l'altra metà della mela è quella del programma di sviluppo per garantire... In realtà indirettamente c'entra, perché anch'io, se posso permettermi, quando lei usa il termine scorporo, in realtà noi se usiamo il termine scorporo creiamo un equivoco. Creiamo un equivoco perché nel trattato europeo è scritto in chiaro, e questo attualmente è una norma, diciamo, di rango costituzionale europea inderogabile, che il deficit annuale può avere un margine massimo di oscillazione fino al 3%. Non sono previsti scorpori di carattere aritmetico rispetto a questa cifra. Quello che abbiamo... devo dire, uso la seconda persona plurale perché è stato un grosso sforzo del governo italiano, dei governi italiani nell'arco soprattutto dell'ultimo anno, di ottenere che la valutazione di quella parte di deficit che è legata vuoi ad investimenti pubblici di carattere di intervento nell'economia per facilitare e accelerare crescita e quindi possibilità di creazione di posti di lavoro, vuoi destinata a
creare e incrementare le occasioni di lavoro venga valutata positivamente. Quindi è scorporo nel senso valutativo del termine, un po' come è successo quest'anno, per fare l'esempio concreto, con il nostro, con i nostri conti annuali per il 2013, il nostro deficit nominale arrivava al 2,4% del PIL, in termini strutturali si avvicinava molto all'obiettivo del pareggio, questo è stato un elemento che ci è stato riconosciuto, e per rimanere sotto il 3% nominale e quindi ottenere la chiusura della procedura per disavanzo eccessivo, cosa che è avvenuta come proposta della Commissione, che dovrebbe, anzi sarà, usiamo pure un tempo certo, un modo certo verbale, ratificata dal Consiglio europeo, ecco, per ottenere la chiusura dovevamo rimanere intorno al 3%. Abbiamo utilizzato quel differenziale dello 0,5% tra il 2,4 e il 2,9 per pagare quella parte dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese che erano, non erano contabilizzate nel deficit, erano legate soprattutto a investimenti in conto capitale. Ecco, se un altro anno noi ci trovassimo nel 2014 in un'analoga situazione, avendo esaurito questa componente di pagamento dei debiti che grava sul deficit, essendo la componente poi maggiore, i 40 miliardi totali di quest'anno e gli altri per l'anno successivo, legata soprattutto al debito pubblico e non al deficit perché già contabilizzata, ecco, si potrebbe utilizzare questo 0,5 per fare che cosa? Noi pensiamo degli investimenti pubblici tali da stimolare la crescita dell'economia, tali da stimolare la creazione di posti di lavoro e in primis delle occasioni di lavoro per i giovani. Questa è una posizione che noi stiamo sostenendo e che sosterremo naturalmente non solo venerdì prossimo, ma che sosterremo anche nelle situazioni a venire. Naturalmente noi pensiamo che la Commissione europea nel suo compito di guardiano del rispetto delle norme del trattato, incluso di valutatore del rispetto dei requisiti richiesti dal trattato per quanto riguarda il deficit in particolare, potrà al momento opportuno fare una valutazione di questi investimenti che rimangono comunque, consentono al Paese di rimanere comunque al di sotto del 3%, in maniera tale che non solo a livello di istituzioni, ma anche a livello dei mercati, quelli di cui parlava il nostro autore prima, sia effettivamente vista come un'operazione positiva. Positiva perché? Perché contribuisce al rilancio di quell'economia del Paese attraverso un reinnesto di condizioni di crescita che possono contribuire a dare quindi un ritorno positivo in termine poi ulteriore di salute dei conti pubblici. E a questo, a nostro parere, perché deve accompagnarsi una lotta alla disoccupazione e quindi una creazione di posti di lavoro? E perché i posti di lavoro, il lavoro, oltre al suo aspetto di dignità ideale fondamentale, ma sono le condizioni base per permettere poi al cittadino che lavora attraverso i propri guadagni di partecipare in quanto consumatore, in quanto utente e quant'altro alla vita economica del Paese. Il crollo della domanda interna nel nostro Paese, voi sapete che è stato il fattore maggiore della recessione economica, e quindi anche attraverso questo elemento di ridare lavoro a chi ne ha diritto noi vediamo un elemento di forte rilancio, e quindi sosteniamo in pieno, per rispondere affermativamente alla sua domanda, quanto lei evocava prima.